Eccoci, eccoci qui, la parola del giorno è recessione. Se avete aperto oggi un giornale, visitato un sito di informazione oppure guardato un TG, sicuramente vi sarete incappati. L'Italia è ufficialmente in recessione economica, ma più che chiedersi, interrogarsi sulle conseguenze di ciò, sembra più importante stabilire di chi sia la colpa. Del governo precedente tuona Di Maio, ma se fino a ieri parlavi di boom economico, replica l'opposizione. Il paese è sempre più spaccato, polarizzato, tempi non facili dunque per chi ne rappresenta, ne garantisce l'unità nazionale. Il riferimento è a Sergio Mattarella, che esattamente il 31 gennaio di 4 anni fa diventava Presidente della Repubblica. Ne ripercorreremo le sfide più difficili che ha dovuto affrontare e le altre che si profilano all'orizzonte, questa sera con Barbara Tedaldi, quirinalista dell'agenzia AGI. Benvenuta Barbara. Grazie, buonasera a tutti. Come sempre però partiamo dalle aperture dei telegiornali della sera, subito dopo la nostra sigla. Cominciamo. Recessione tecnica certificata dai dati Istat, la contrazione della nostra economia è il peggior risultato da 5 anni. Di Maio accusa i governi precedenti, non ci hanno portato fuori dalla crisi. Il premier Conte rassicura, fattore transitorio, ricominceremo a crescere. Confindustria chiede di reagire subito, le opposizioni di riferire in Parlamento. Sì, l'Italia è in recessione, lo certifica l'Istat, la crescita frena, PIL in calo dello 0,2%, mai così male da 5 anni ad oggi. Il premier Conte minimizza, fattore transitorio, ci riprenderemo nella seconda metà dell'anno. Di Maio, chi c'era prima di noi, ha mentito. Ma è scontro con le imprese, Confindustria, reagire subito e rispunta lo spettro di una manovra bis. Economia in recessione, nell'ultimo trimestre dell'anno scorso il PIL è calato dello 0,2%, a dicembre aumentano invece gli occupati, anche se sono sempre più i posti a tempo determinato. Istat, PIL in calo dello 0,2% nel quarto trimestre, Italia in recessione tecnica, tasso di occupazione al massimo da 10 anni. L'Italia è ufficialmente in recessione tecnica, il PIL nel quarto trimestre è sceso dello 0,2%, mai così male dal 2013. Il governo, dati transitori che dipendono da fattori internazionali, il PD e i sindacati attaccano, agire subito per rilanciare la crescita. Gli industriali avvertono, il dato di gennaio sarà anche peggiore. L'Istat conferma, il PIL del quarto trimestre 2018 è negativo, meno 0,2%. È il secondo calo consecutivo col segno meno, che equivale a recessione tecnica per l'Italia. Il dato è il peggiore degli ultimi 5 anni e per l'Istituto di Statistica lascerà il segno nelle prospettive di crescita del 2019. Migliora l'occupazione. Nel 2018 202.000 persone in più hanno trovato lavoro. Prevalgono i contratti a tempo determinato però. Venezuela sempre più sull'orlo della guerra civile. L'Europarlamento riconosce Guaidó come presidente. Polemiche sulle astensioni di Lega, 5 Stelle e alcuni deputati PD. E allora Barbara, queste le aperture dei telegiornali della sera. Quali considerazioni ti suscitano? Ma intanto vediamo se il primo trimestre del 2019 darà qualche segnale un po' più rosa. Confindustria già ha detto che molto probabilmente sarà no così. E insomma un po' a Confindustria possiamo chiedere, perché ha l'orecchio sul terreno su questi aspetti. Sicuramente ha ragione il Premier Conte a dire che pesano anche gli aspetti internazionali, nel senso che c'è una guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti. E anche un po' tra Stati Uniti e alcuni paesi europei, pensiamo alla Germania. E la grande riscossa dell'Italia dal punto di vista economico negli anni passati è stata il commercio estero, più che il mercato interno, perché i consumi si erano un pochino fermati. Quindi se il commercio estero non va così bene, poi ricordiamoci anche il problema della Brexit, cioè ci sono mezza diverse incognite. Sì, tra l'altro insomma l'Inghilterra è un attore economico abbastanza importante. Senz'altro. Quindi c'è anche questo elemento, è vero.
L'unica cosa, sentivo nei titoli, Conte anche oggi ha detto che una manovra correttiva, aggiuntiva, correttiva, loro al momento perlomeno continuano a escluderla. E invece della reazione di Maio, che ne pensi? Che ha accusato il precedente governo di aver addirittura truccato i conti, dato cifre sbagliate, una reazione istintiva oppure cioè, in questo momento tutti la i governi politica... L'hanno sempre fatto tutti i governi, io mi ricordo fisicamente proprio un ministro dell'attuale opposizione che mi raccontava non sai cosa ho trovato sotto al tappeto. E quindi un pochino c'è sempre, poi sai ci sono anche un po' di rimpalli perché oggi ad esempio Padoan diceva no perché la recessione è cominciata nell'estate del 2018, quindi proprio appena sono arrivati i giallo-verdi, insomma. Quindi lo consideri fisiologico o non pensi che oggi ci sia cioè una maggiore difficoltà, come dire, a confrontarsi sui problemi anche tra avversari politici e in realtà si parla soltanto alle proprie truppe per galvanizzarle, per tenerle sempre in stato di agitazione permanente? Appunto, un po' si è sempre fatto, cioè si è sempre data la colpa al governo precedente. E il problema invece è cominciare a vedere il governo attuale quello che fa, cioè a me non interessa più di tanto, perlomeno da giornalista, poi da cittadina darò il mio giudizio, ma da giornalista non voglio sapere cosa ha fatto il governo precedente, voglio sapere che cosa fa questo. Adesso questo era naturalmente il fatto del giorno, ma altre cose notevoli sono accadute, ripercorriamole in un giro di titoli e poi riprendiamo la nostra conversazione. Gli altri titoli. Verona, bruciarono un clochard per noia ma non andranno in carcere. A dar fuoco all'auto in cui dormiva la vittima, due ragazzi di 13 e 17 anni. Il più piccolo non è imputabile, per l'altro il giudice ha disposto l'affidamento in prova. Sbarcate a Catania le 47 persone a bordo della nave Sea-Watch, l'approdo dei migranti festeggiato con canti e abbracci, saranno distribuiti in 8 paesi europei. Di Maio, fallimento dei governi precedenti, Salvini a fine anno segno più, opposizioni e recessione, l'esecutivo si fermi e cambi strada. Oltre 90 milioni di americani nella morsa del gelo, almeno 12 morti, treni e aerei fermi, scuole e uffici chiuse, strade impraticabili e temperature percepite fino a 50 sotto zero, fa più freddo che al polo. Barbara, entriamo subito adesso nell'argomento della copertina del nostro programma. Oggi Sergio Mattarella festeggia il suo quarto anno al Quirinale. Come sta vivendo questa fase politica intensa, per usare un eufemismo? Sì, Presidente, poi l'ha detto anche nel discorso di fine anno, nel saluto agli italiani a fine anno, è preoccupato soprattutto della tenuta sociale, oltre che economica, internazionale e di collocamento internazionale del paese. Non nel senso che sia preoccupato perché veda il baratro, ma perché è la cosa di cui lui si preoccupa, perché lui è il garante dell'unità nazionale ed è rappresenta no, tutti noi in quindi teoria. Questa polarizzarsi e quindi a lui, della dialettica sì, un po' a lui lo questo interessa, tanto che un refrain dei suoi interventi è coesione, solidarietà, coesione, sono parole che anche l'altro giorno incontrando dei ragazzini delle medie, mi pare, delle scuole medie, rispondendo a una loro domanda, a questi che chiedevano ma che cosa le piace del nostro paese, lui ha risposto, oltre al fatto che è bello, il fatto che al di là dei racconti che vengono fatti, in realtà è un paese che dimostra molta solidarietà. Ecco Barbara, si dice che questo presidente sia piuttosto silenzioso, non parli molto, forse a differenza però di alcuni suoi predecessori, parla. Ecco, più che altro non lascia filtrare in modo informale il suo pensiero, ma nei discorsi ufficiali, con i comportamenti, parla e manda messaggi ben chiari. Sì, tutte le volte che noi giornalisti che seguiamo il Quirinale chiediamo ai suoi consiglieri ma cosa pensa di questo, ci viene risposto ma guardate che quando vuole dire qualcosa lo dice e in effetti
più di una volta ha fatto sapere in modo abbastanza cristallino e anche duro, si usava dire nei tempi passati, anche duro, qual è il suo pensiero. Su alcune cose poi non transige, come abbiamo visto durante la crisi, e lo fa sapere in modo molto chiaro, molto preciso. Ecco, adesso vediamo il nostro Montecitorio Selfie. Stasera si tratta in realtà di un Quirinale selfie un po' antologico che ripercorre questi primi 4 anni di presidenza Mattarella, momento clou finora e critico, la crisi cui facevi riferimento, e magari ripartiamo proprio da qui, il selfie di Augusto Cantelmi. Sergio Mattarella, che è diventato il 12° Presidente della Repubblica. Ma andiamo subito a sentire le prime pochissime parole del neo capo dello Stato. Il pensiero va soprattutto e anzitutto alle difficoltà e alle speranze dei nostri concittadini. Avverto pienamente la responsabilità del compito che mi è stato affidato. E il Presidente del Consiglio incaricato ha rimesso il mandato e buon lavoro per il futuro. Fisica e morale dei feriti, il senso di angoscia e di insicurezza delle nostre comunità. Perché ciascuno di noi è in misura più o meno grande protagonista del futuro del nostro paese. Auschwitz, evento drammaticamente reale, rimane simbolo del male assoluto. Il selfie si chiudeva con un lunghissimo applauso alla Scala nei confronti di Mattarella, sembrava quasi un riconoscimento delle sue fatiche quotidiane, dei suoi sforzi appunto per mantenere questa coesione sociale e nazionale. Sì, molti lo considerano un punto di riferimento non tanto politico quanto di valori, se possiamo usare questo termine, che sono quegli stessi valori che lui ha richiamato nel discorso di fine anno, quando ha chiesto di rivalutare i buoni sentimenti, no? Perché in una fase, non solo in Italia poi purtroppo, ma in tutto il mondo, in cui anche tramite social magari ci si critica, ci si azzuffa, soprattutto non ci si riconosce a vicenda, tra vicini di casa, tra marito e moglie si litiga brutalmente, no? Delegittimandosi a vicenda. Litigiosità. Un richiamo ai buoni sentimenti e di nuovo appunto a questa solidarietà, a questa coesione, a questo sapere che siamo tutti sulla stessa barca poi. Veniamo a quei giorni difficilissimi delle consultazioni, tu li hai seguiti naturalmente da vicino, passo passo, ne hai tratto anche un ebook, La dottrina Mattarella, dal voto al governo, cronaca della crisi più lunga della Repubblica. Sono stati giorni difficili, sono stati giorni lunghi, la più lunga crisi della storia repubblicana, 88 giorni, 5 presidenti incaricati, o meglio 5 incarichi, perché poi Conte è stato incaricato 2 volte, la seconda volta è andato, diciamo così, a Dama. Cosa è emerso in quei giorni concitati, finora lo possiamo dire, i più difficili della presidenza di Mattarella? Io ricordo che ci fu anche l'evocazione dell'impeachment.
Sì, allora le due cose che io ripercorrendo quei giorni ho notato sono, per quel che riguarda la presidenza Mattarella, una inflessibilità sui principi cardine della Costituzione assolutamente incrollabile, tanto che pochi pensavano che sarebbe arrivato a dire no a Paolo Savona come ministro dell'economia, e invece su quello Mattarella è stato assolutamente inflessibile. Quindi, pur essendo persona abbastanza schiva, non è uno che ama i riflettori, non ama apparire, però su è poco interventista anche, nel senso che non mette becco, come si dice, su tutte le decisioni del governo, ad esempio perché ritiene che quelle spettino per Costituzione al governo, cioè le scelte politiche, anche di leggi che a lui non piacciono, lui lo ha spiegato, se c'è una legge che non mi piace ma non è incostituzionale, io la firmo, non posso bloccarla, però sui principi costituzionali lui non deroga, questa è una cosa. La seconda cosa che è emersa e che poi si sta vedendo anche nel prosieguo sono due diverse, posso dire quasi concezioni della democrazia, cioè una concezione della democrazia populista e sovranista, rivendicata con orgoglio poi anche da Conte, che dice sì, se essere populisti vuol dire fare gli interessi del popolo, io sono populista. E una democrazia invece che ha sì la base elettorale come base di partenza, diciamo, ma poi ha la Costituzione come imbragatura che la sorregge. E queste sono due diverse concezioni della democrazia che sono emerse plasticamente durante la crisi e che adesso continuiamo a vedere. E sul piano invece proprio del carattere, cosa ti ha colpito? Cioè forse il fatto che la serenità con cui, mentre insomma tutti sembravano un po' perdere la testa, sì, ha spiegato la serenità, tra l'altro passo dopo passo, assolutamente, sempre assolutamente, in modo cartesiano pubblica, proprio, le sue esatto. Mosse. La serenità è sua, e la sottovalutazione nostra, perché noi ce lo immaginiamo sempre anche, non so, nei tempi, no? Lui ha dato tempi lunghissimi, dopodiché quando ha dovuto prendere due decisioni chiave ci ha messo 30 secondi. Quindi placido, sereno, tranquillo, ma fulmineo quando poi deve decidere qualcosa. Si profilano altre sfide, altri momenti così intensi all'orizzonte dal tuo osservatorio? Oddio, io spero di no, ovviamente. Però sì, alcuni passaggi sicuramente continueranno a esserci, perché tutti i provvedimenti vengono comunque controllati dal Quirinale, che dovendoli firmare se ne deve assumere in parte la responsabilità, quantomeno per evitare che ci siano, due sono i motivi per cui il Quirinale può non firmare una legge, se la legge è palesemente incostituzionale o se non ha coperture economiche. Stiamo a vedere allora come evolve il quadro politico nazionale. Intanto grazie davvero a Barbara Tedaldi per essere stata con noi questa sera. Grazie a voi. Grazie a voi che ci avete seguito da casa. Il nostro Dulcis in fundo è per una straordinaria atleta, una nuotatrice egiziana 76enne che ha vinto una competizione over 60. Era una campionessa fino a 14 anni, poi nel suo paese non erano previste competizioni femminili per le donne, ma non ha desistito e adesso si è presa le sue soddisfazioni e le sue medaglie. Prima di salutarvi però consentitemi ancora un saluto speciale, personale, ma penso di poter dire anche a nome vostro che siete dall'altra parte dello schermo, se siete lì è perché penso una qualche diletto o utilità da questa trasmissione lo traete. Allora ringraziamo insieme, mandiamo un grosso saluto e un grosso abbraccio a Lucio Brunelli che da domani, beato lui, va in pensione. Grazie di tutto Lucio. Ciao.